Ciao ragazzi di YouTube, oggi sono qui per recensire due giochi per la PlayStation 3 e 360, nel mio caso per la PlayStation 3, ovvero Raging Blast 1, Dragon Ball, e Dragon Ball Raging Blast 2. Alcuni di voi si chiederanno, ma questi giochi qui è già un po', sono già qualche anno che sono usciti, ci saranno altre recensioni, quindi perché recensire? Beh, nel mio caso perché ieri mi è stata richiesta da Aleanto99ifi e quindi lo faccio volentieri. Anzi, se chi volesse chiedermi di recensire qualche gioco, manga, insomma, queste cose, me lo scrivono nei commenti o mi contattino. Va bene, partiamo con Raging Blast 1. Raging Blast 1 è uscito il 12 novembre del 2009. Questo gioco mantiene lo stesso gameplay dei precedenti capitoli per PlayStation 2, ovvero Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 e Tenkaichi 3, e diciamo ha ovviamente una discreta grafica, innovazione, le arene sono abbastanza buone, sempre le solite ma sono abbastanza nuove, abbiamo 70 personaggi, ovviamente incluse le trasformazioni. Ben fatti, poi c'è una modalità, diciamo, che ci permette di modificare le mosse a ogni personaggio, che sbloccheremo nella modalità storia e in altre modalità che dopo andrò a parlare. Per esempio, Goku può avere Kamehameha, colpo del Kaioken, e Kaioken finale e dammi energia, per esempio, e poi le possiamo cambiare come vogliamo con qualche altra mossa. Dunque, le modalità, appena apriamo il menu, troviamo molte modalità subito. Ovviamente la classica modalità storia, che diciamo è ben fatta per alcuni versi, ma per altri meno. Ovvero che se uno che non conosce bene Dragon Ball si ritrova a fare questa modalità storia, per come è fatta, in molti punti potrebbe dire chi è questo personaggio, perché sta facendo questo, non è ben chiaro. Ovviamente per persone come me e altre che conoscono bene Dragon Ball, sia l'anime che il manga, non avranno problemi. Però comunque lo possiamo classificare come un difetto. Poi abbiamo una cosa invece positiva, due personaggi importanti, diciamo che hanno aggiunto, che sono nuovi. Vegeta di terzo livello e Broly di terzo livello. Stavo spiegando le modalità del gioco, perché vi ho citato questi due personaggi nuovi. Perché per sbloccare questi due personaggi nuovi dovremmo finire la modalità storia e poi rifarla in modalità difficile per completare delle missioni, in modo tale da poter sbloccare le saghe alternative di questi due personaggi. Ovviamente io ce li ho e diciamo sono ben fatte. E poi è bello avere due personaggi che anche se non esistano da nessuna parte, ma è bello comunque vederli, sono ben fatti e sono divertenti, è divertente usarli. Comunque, tornando alle modalità, dicevo, c'è la modalità storia, come vi ho detto, poi ci troviamo il classico duello che possiamo giocare singolarmente contro il computer, con un amico lì con noi, oppure far scontrare due personaggi al computer. Abbiamo la modalità dojo, cioè allenamento, dove ti insegna le basi del combattimento. Poi abbiamo la modalità torneo d'arti marziali, quello mondiale, e torneo di Cell. E giocando possiamo sbloccare in base alla difficoltà che impostiamo noi e ai partecipanti, che scegliamo da 4, 8 a 16, possiamo sbloccare diverse mosse per i nostri personaggi da impostare. Poi abbiamo una modalità che ora mi sfugge il nome, però in cui ci sono a sua volta tanti modi di combattere per fare punti, ovvero abbiamo, mi ricordo, la modalità distruzione, che devi combattere e nello stesso tempo distruggere più edifici, macchine, insomma cose possibili. Abbiamo il classico arcade, poi abbiamo la sopravvivenza e così via, ma ce ne sono molte.
Poi, che altro dire? Beh, diciamo che ci sono delle innovazioni dal punto di vista del combattimento, cioè se ci troviamo per esempio vicini ad un edificio o a una roccia, se facciamo la presa, può darsi che schiantiamo l'avversario oppure l'avversario può schiantare noi contro quest'ultimo, ovvero l'edificio o la roccia, e poi colpirci per qualche secondo. Piccole cose, piccoli dettagli, però sono novità. C'è da dire anche dal livello della grafica che le espressioni dei personaggi sono molto più dettagliate in base al nemico, che per esempio Goku contro Freezer sarà abbastanza incazzato, è chiaro, lo sappiamo, dicendo le classiche frasi, ti sconfiggerò, eccetera, mentre espressioni più sollevate si combatte contro un avversario che magari è amico, come può essere Gohan, Junior, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente nelle modalità abbiamo l'online, che l'online a me non dà particolari problemi, nel senso che a volte in base alla linea può laggare un po' e rallentare i movimenti, e credetemi, è fastidioso quando accade, perché te pensi di pigiare per esempio il quadrato e stai attaccando, ma in realtà il personaggio ti sta facendo il movimento che hai fatto un secondo prima, ovvero magari ti stavi spostando a destra e l'avversario ne approfitta. Però a me non dà particolari problemi. Ecco. Do un mio ultimo parere su Racing Blast 1, proprio mio personale. Diciamo che per essere un gioco della nuova generazione potevano fare meglio, ma potevano fare anche peggio. Perciò a me come gioco Racing Blast non mi è dispiaciuto, ecco. Anzi, l'ho trovato abbastanza bello e speravo in un capitolo migliore.